Ciao a tutti, Cooch, ben ritrovati dal vostro Android91 su Yo-Kai Watch 2. Come sempre, Paul Palme, perché Spiritossi oramai è inutile che lo continui a dire. Oramai quello che ho fatto lì l'ho fatto. Andiamo alla scuola elementare di Valdoro per concludere così le missioni degli esploratori dei tesori di Valdoro, dei predatori di tesori. E l'ultima missione vede sempre gli stessi personaggi, che ovviamente questa volta sono un po' più restii a fare la missione, perché dopo quello che è successo l'ultima volta, incantamenti e robe varie. Ok, eccoli lì, sì, dovevo far passare un giorno all'interno del gioco e non della vita reale, vabbè, anche, ma... Se nessuno mi vuole aiutare, allora forse dovrò farlo per conto mio. Max, ehi! Ah, Kate, non mi ero accorto che fossi qui. Sei da solo oggi? Già, non ho più visto gli altri da quando i predatori di tesori si sono sciolti. Oh, che peccato. Ma sai, dopo sono andato a dare un'altra occhiata in biblioteca. E ho fatto una scoperta, ho trovato la mappa del tesoro finale. Davvero? Magari porta al tesoro finale. La mappa del tesoro finale. È ovvio che porti al tesoro finale. Ho pensato la stessa cosa, l'ultimo tesoro deve essere fantastico. Ma i predatori di tesori si sono sciolti, chi lo cercherà? Intendo che, se per te va bene, non mi dispiacerebbe aiutarti a cercare. No, grazie, ma voglio che ne faccia parte tutto il gruppo. Io, tu, Marco, Dan, tutti. Nessun membro del club verrà lasciato fuori. Urrà per il club dei predatori di tesori, anch'io sono un membro, sai? Non ti sente. Mi serve di nuovo il tuo aiuto per questa faccenda, Kate. Mi darai una mano a riunire tutto il gruppo? Dai. Oh, 1155 punti esperienza, wow. Voglio ritornare là fuori a cacciare tesori tanto quanto te. Bene, è tempo per i predatori di tesori di tornare all'attacco. Il primo passo è trovare gli altri e convincerli a tornare nel club. Non c'è niente di male a chiedere dove sono. È solo un presentimento, ma scommetto che li troveremo vicino alla scuola. Siamo sempre da quelle parti, anche durante le vacanze estive. Se fossi in te, comincerei da là. Anzi, ti dirò, comincerò io stesso da là, anche che... Da là, anche se non sono te. A dopo. Non ho capito. Mi ricordo che uno era vicino alla porta da calcio, ma forse mi sbaglio. Scusa, ma penso di aver smesso definitivamente. Ora dici così, ma sotto sotto non vorresti un'altra avventura? Beh, sì, mi piacerebbe davvero tanto, ma paura che mia mamma lo scopra. Tua mamma fa così paura? Non ne hai minimamente idea, solo pensare di dirglielo mi terrorizza. Certe volte è così arrabbiata che quello che grida non ha nemmeno senso. È troppo da sopportare. Va bene, ecco la mia offerta. Se dovessi sgridarti, noi saremo al tuo fianco e verremo rimproverati con te. È la prima volta che sento qualcosa del genere. Se sopportiamo la sfilata tutti insieme, non può essere così male, vero? Vi metterà in castigo tutti quanti. E dà anche un buon motivo a tutti per non farci scoprire dai nostri genitori. Va bene. Se sapete tenere il segreto, forse funzionerà. A questa condizione ci sto. Sentito, non ho parlato con i tuoi genitori al riguardo. Sei sicuro? Rilassati, se ti scoprono il tuo fedele amico sentirà la manzina con te. Rassicurante. Ciao Whisper, rassicurante. E ora l'altro... Se riesco a trovare Marco... Aspetta, fammi triggerare, se no non mi triggerà l'evento probabilmente. Che sia in cima al tetto? Sì, in cima al tetto. Ovviamente lui l'ha trovato, ma non mi dice nulla. Non se ne parla. Non dire così, non vuoi fare un'ultima missione con il predatore di tesori? No, potrei essere di nuovo colpito dalla maledizione. Ah! Non ho motivo di preoccuparsi, quello Yo-Kai non si farà vivo. E anche se venisse nuovamente incantato, ora sappiamo cosa cercare. Hai ragione. Senti, Marco, se restiamo insieme non c'è niente di cui avere paura. Esatto, ci siamo noi con te. Se la maledizione dovesse colpire di nuovo, ci saremmo noi ad aiutarti. Max, Kate... Avrei dovuto saperlo che avreste reagito così. Se pensate davvero quello che avete detto, potrebbe funzionare. Stai dicendo che... Sto dicendo che avrò bisogno dei miei amici, predatore, se verrò maledetto. È a questo che servono gli amici. Ed ecco fatto, sì! Perfetto, ora possiamo andare a cercare l'ultimo Yo-Kai che si nasconde in quella caverna. È bello vedere che siamo tornati tutti insieme. Il club dei predatori di tesori della scuola elementare di Valdoro è tornato. Mi sono mangiato scuola, non l'ho detto bene, comunque sia, non chiederei a nessun altro di guardarmi le spalle. Già, e so che farei attenzione a non spifferare la mia mamma. No, perché dovremmo dire ai nostri genitori? Torniamo a noi, hai trovato un'altra mappa, vero? Una volta con un mio ex amico, perché mi ci sono perso di vista, ci ho litigato un po' per colpa mia, un po' per colpa sua, siamo andati sulla Salaria. Un'ora e mezza sulla Salaria in bicicletta a 10 anni mi fa... Andrea, tu lo dirai a tua madre? Io... No, perché tu lo dirai alla tua?
Non ci penso neanche. Due giorni dopo, la sua madre mi fa: Andrea, ma mi ha detto che siete andati sulla Salaria. Io... E c'era mia madre dietro. Io... Sì, è vero. È inutile mentire. Però non ci hanno rimproverato. Ci hanno solo detto... Cioè, proprio sulla Salaria dovevate andare in bicicletta? Noi, bambini 10 anni, abbiamo detto... siamo incoscienti, scusateci. Più di quello non potevamo fare, perché cosa vuoi fare a un certo punto? Oramai il danno era fatto. Non era nulla di grave, però le macchine sulla Salaria ti si buttano addosso. Insomma, un po' di paura. Un po' di paura c'è. Ma, cose a parte, tutto è finito bene. Comunque sì, all'ultima conduce di nuovo al Monte Selvoscura, il tunnel orientale. Così quel tunnel nasconde un paio di sorprese. Già, ma prima di tutto c'è un mistero che dobbiamo risolvere. Va bene, dirigiamoci al tunnel abbandonato. Dobbiamo ringraziare Kate per averci fatto riunire. Per me ha senso lasciarti tenere la mappa. Grazie, prometto di averne la massima cura. Allora, la mappa non mi serve perché mi ricordo bene dov'è il tesoro. Però la faccio vedere giusto per... Perché facciamo un gameplay completo. Ecco, questo è il labirinto. So benissimo dove si trova, quindi io direi di andare direttamente là senza perdere tempo. Allora, non mi ricordo se la battaglia, cioè, se c'è per lo yokai finale, quello che ci diventa amico, c'è una battaglia prima da fare. Perché ci diventa amico al 100%. Non, come ho detto, non mi ricordo se c'è da lottarci contro, ad ogni modo vedremo subito. Eccoci qua. Hai avuto altri problemi dopo l'ultima volta, Marco? Nah, tutto sotto controllo. Wow, se continuiamo così saremo in una forma smagliante. Da qualche parte ci dovrebbe essere un passaggio per le grotte a est. Trovarlo sarà il primo passo. Ricevuto. Sì, il passaggio l'ho trovato già nello scorso episodio. Dicevo, bisogna andare per di qua e... No, non era per... Porca miseria. Aspetta, fammi cambiare la leva, se no non... Perché si è tutto rimesso a posto dall'ultima volta. Purtroppo funziona così nel gioco. Vedete, l'ultima volta con il punto yokai abbiamo evocato Indici Drago, che non ha ancora spostato i massi? Ma perché? Allora, mo vi spiego sta cosa. Su alcuni forum c'è scritto che bisogna aspettare un giorno o due prima che Indici Drago levi le rocce. Vedete lì dove c'è lo yokai? Lì ci dovevano essere delle rocce che devono essere rimosse. Ora, alcuni forum dicono che bisogna aspettare un giorno o due. E che la prima volta su Yokai Watch Spiritossi è andata così. Ma ripercorrendo un po' i miei passi ho notato che in realtà bisogna dormire per 4 giorni nel gioco. Non aspettare uno o due giorni nella vita reale. Quindi bisogna dormire per 4 giorni nel gioco e poi Indici Drago deciderà di darsi da fare. Come prendere Indici Drago lo trovate nello scorso video, su come affrontare Bifron. Ora io non so se dormire, scegliere ogni volta a dormire fino all'alba conti come un ciclo intero di giorno. Perché quando scegliamo dormire fino all'alba parte dalla sera l'animazione e va fino al giorno. Però se scegliamo sera, parte dalla sera e va fino al giorno, quindi non so se lo conta scegliere dormire fino all'alba come ciclo completo di giorno, di sonno. Quindi fate voi, provate e vedete. Io per esempio ho fatto dormire fino alla sera, poi dormire fino all'alba, dormire fino alla sera, fino all'alba per 4 volte, così insomma. E alla fine Indici Drago ho tolto i massi. Ma andando avanti, andiamo finalmente a scoprire come prendere Terrio. Wow! Questo non è certamente lo stesso tunnel dell'altra volta. Già, è nuovo. Allora dovremmo essere nel posto giusto, la caverna orientale. Ci sono un sacco di carrelli da miniera. Già, stavolta è molto più dura dell'altra volta. State attenti. La mappa dice che stiamo cercando un posto un po' più in profondità. Penso che ci sia un passaggio qui da qualche parte che porta al tesoro. Siamo arrivati così lontano, potremmo anche dare un'occhiata qui, no? Ci sto se tu ci stai. Lei parla da sola, non ci fate caso, eh? Allora, intanto iniziamo da questo carrello. Dunque, ci sono molti oggetti da prendere qui, molti posti da esplorare. Io non me li ricordo tutti in ordine, però qui si può anche prendere draghetto se non lo trovate prima con la slot Kai. Ecco, qua c'è anche la chiave dell'appartamento per aprire gli appartamenti sopra. Eh sì, sopra, buonanotte.
gli appartamenti, ai condomini tranquillità. Alcuni appartamenti sono disabitati, altri servono, si attivano con alcuni eventi, tipo quando piove si sentono dei passi provenire dall'appartamento di sopra. Ti prego, vai a controllare, ma solo nei giorni di pioggia. E pioggianna, se ce l'avete, potete attivare il suo punto yokai all'osservatorio del, tra virgolette, osservatorio del monte Selvoscura tramite quiz cartello. E insomma, prendete pioggianna e fate piovere quando avete voglia. Olio d'olor, questo potrebbe allentare la leva arrugginita. Qual è questa leva arrugginita che io non rimembro? Ah, torniamo indietro. Sì, c'è una leva arrugginita, ok. Vediamo un po'. Ah, sì, questa qui. Perfetto. Ah, c'era un oggetto, è comparso all'improvviso. Moneta viola, ottimo. Ah, la slot kai questa settimana non la faccio perché non ho avuto modo di registrare la slot kai per vari motivi. Quindi questa settimana la slot kai la salto proprio. Gesù, ti vuoi muovere? Oh, ero sicuro di averla premuta, di averla spostata, dai. Aiei! Allora, vi ricordate quando ho detto che serviva Robonian? Perché serviva Robonian? Perché reclutarlo? Ebbene, cerchiamo un po' una cosa. Qui dovrebbe esserci qualcosa. Ecco, dovrebbe essere qui. C'è un quiz cartello. E ovviamente su quel quiz cartello ci va il nome di Robonian. Ok, era anche piuttosto facile capire che ci volesse Robonian. Messaggero dal futuro. Assomiglia a Shibanian, dice che tornerà. Beh, era molto semplice capire che era Robonian. Infatti la prima volta che ho fatto questa missione non avevo Robonian. E ho dovuto appunto reclutarlo apposta per andare a prendere Terry. Terry poi è utile perché è uno yokai che attiva un sigillo del medaglium. Eccolo qua, sto caricando le batterie ora. No. Robonian, puoi fare qualcosa per quel masso? Negativo. Negativo. Ricarica batteria in corso. Andiamo, Robonian, ti prego. Ricarica completata. Lasciate a me. Grande, grazie, Robonian. Bersaglio individuato. Pugno bolide pronto in 3, 2, 1. Onda. Vabbè, dai. È Kamehameha. Oh, un fail clamoroso, Robonian. E mo? Pare ci sia stato un errore. Cosa? Non può essere. Beh. Oh cielo, forse puoi provare ancora. Ciao Whisper. Per fortuna che sei già morto, se no era peggio. Sembrerebbe che possiamo andare dall'altra parte ora. Già, grazie al cielo. Anche Robonian ci è rimasto un pochino. Missione completata, tutto secondo i piani. Devo ricaricare le batterie. Buona fortuna. Tanto stai al punto yokai, è inutile che... Perché prende la strada lunga? Grazie Robonian, puoi continuare ad andare avanti. Sì ragazzi. Allora, qui non c'è nulla, quindi si scende. Se è arrivata a questo punto prima di aver parlato con i predatori del tesoro, prima appunto di fare questa terza prova, non trovate nulla. Quindi... Che? Quante erbe, quanti alberi, si vede il cielo, questo è un tunnel così strano. Oppure aspetta, siamo fuori! No! Come te ne sei accorto? Ma ti pare normale? Siamo ancora sul monte Selvoscura? Ignoravo si potesse arrivare di qua. Almeno siamo fuori dal tunnel, vero? Mi chiedo se ci sia più... niente più avanti. Sarebbe il caso. Non abbiamo ancora trovato alcun tesoro. Meno male che questo sentiero porta... sembra andare avanti per ancora per un po'. Non può essere ancora lontano. Ha ragione. Il tesoro è vicino. Andiamo! Non può mancare molto. No, già mi sto sfregando le mani al pensiero di quel tesoro. È un bel tesoro. Ah, oh, questo è bello comunque sia. È un bel paesaggio da vedere. C'è una grotta dietro la cascata.
Non siamo soli, che c'è uno yokai potente qui. È molto più forte di qualunque cosa io abbia percepito nel tunnel prima. Davvero? Già, scommetto che questo è il guardiano del tesoro? Grande. Uno yokai così pericoloso può veramente diventare un tormento. Proviamo a sistemarlo prima che gli altri ci raggiungano. Ci risiamo. Ma se loro mi hanno visto arrivare qui, no? Ecco, vedete, già Terry un po' si è intravisto andandoci a sbattere contro. Qui per esempio, se voi andate prima, come ho detto, se ci andate prima di aver fatto la missione con il predatore del tesoro, non trovate nulla. Hai trovato uno yokai. Caspita, chi è questo tizio enorme? Immagino che sia un tipo taciturno. Ah, davvero interessante. Oh, è così? Non me l'aspettavo. Volevi? Whis, per forza non cercarlo per poi tenerti le informazioni per te. Se proprio insisti, questo yokai è conosciuto come... Chi mi stai dicendo? Ah, sa parlare! Bestia umana qui, fuori! Dannazione. Vai. Si difende. È incantato, biatch. Incantato, biatch. Non è proprio una boss fight questa, quindi dovrai essere capace di pungerlo. Eh sì, tato, ti pungo. Dammi tanti soldi alla fine. 77 centesimi. Non mi ci compro neanche le cingomme. Fagli male, Jibakoma! E si difende. Va regato al massimo! E... quanti punti salute ancora? Non posso usare l'abilità M? Perché non è... Oh, carnino, è vero, c'era Jibakoma! Shogunian! Beh, insomma, Terry è piuttosto semplice come lotta. Non è neanche un vero boss, non si può considerare un boss. Terry è uno yokai leggendario, per alcuni è lo spirito della montagna. Dorme qui da tempo immemorabile. Senza dubbio si è alzato col piede sbagliato. Certo, anche io attacco ogni mattina la prima persona che vedo. Mi spiace, giovane, sono stato brusco. È stato un mio errore, amici. Tu vuoi che diventiamo amici? Il mio cuore è tuo, per sempre. Insomma... Oh, Terrio, questa è la voce che aveva Terrio. Vabbè, insomma, è una bella voce, dai. Terrio, ehi! Diventa amico automaticamente. E eccolo là, serve per una pagina del medaglium. Non ricordo cosa attiva, ma qualcosa di bello attiva. La medaglia ottenuta è stata inviata al medaglium. Poteva essere per Shogunian? No, non penso. Oh, che onore, Terry non chiede a chiunque di diventare suo amico. Un attimo che controllo, eh. Wow, cos'è quello? È vero? Altri umani. Uno spirito della montagna. Ragazzi, riuscite a vederlo anche voi? Guarda quanto è grosso, dovremmo essere ciechi per non vederlo. Wow, stiamo guardando un vero mostro vivente proprio di fronte a noi. Ops, mi avete beccato, meglio che vada. È sparito. Che caspiterina era quello, incredibile. Qualcuno si immaginava che potesse essere questo tesoro finale? Oh, hai ragione, deve essere questo il punto a cui la mappa doveva condurci. Questa è una cosa che si vede una volta sola nella vita. È un po' una forzatura definire tesoro il fatto di aver visto un mostro. Alla fine è andato tutto bene. Sembrano tutti soddisfatti di loro stessi. Incredibile, chi avrebbe mai pensato che i mostri esistessero davvero? Non so, magari era un mostro finto messo lì da chi ha nascosto il tesoro. Lo pensi veramente? Deve aver richiesto un mucchio di fatica. Questo è poco ma sicuro. Sorridi e annuisci, sorridi e annuisci. Oh, ehi ragazzi, stavate giocando sul monte Selvoscura. Salve, signor custode. Anch'io me la spassavo lassù ai miei tempi.
Ho nascosto qualche tesoro qua e là, ho persino disegnato delle mappe. Le nascondevo nella biblioteca, chissà se qualcuno ci ha messo le mani sopra. Ah, le mappe che abbiamo trovato? La faccenda si ingarbuglia. È stato lei! Oh, sto dicendo che voi ragazzi le avete trovate? Già, erano proprio mitiche, cavolo, lei è proprio il re del Monte Selvoscura. Le deve essere costato molto tempo costruire quella creatura di pietra. Quale creatura di pietra? Sa, quella nella grotta dietro la cascata, è opera sua, vero? C'è una grotta dietro la cascata, chi l'avrebbe mai pensato? No, è impossibile. Allora quel mostro che abbiamo visto dietro la cascata era vero? No. Era finto, ragazzi, ma cosa andate a pensare, dai? Ah, sale Amorosio, bene. Oh, un bel tonno. E sfera grande, ah. E questo pone fine alle avventure dei ragazzi predatori. Deve essere uno spirito, caspita, quello enorme, non c'è una soluzione, ok. Il mostro è davvero, non può dirlo a nessuno, è un segreto del club. Ragazzi, il club mi sa che dopo questa avventura si scioglie. Lo sapete? Ad ogni modo, Cuggio, questo video era su come prendere Terry. Vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione, come sempre, link per Facebook e Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!